Un saluto da Alfredo Giuliano. È morto Jarque, il capitano della squadra iberica, l'Espagnol. È morto nel centro tecnico di Coverciano mentre era al telefono con la fidanzata. Un arresto cardiaco, quindi un infarto fulminante, non sappiamo se sia dovuto per una congestione polmonare all'affaticamento, al sovraaffaticamento dell'allenamento sostenuto qualche ora prima. Certo, il giudice Guariniello non potrà mollare la salma prima dell'esame autoptico che stabilisca realmente quali siano state le cause del decesso. Da tempo le società sono sotto accusa per somministrare degli integratori truccati, non soltanto aminoacidi, cioè sostanze che alimentano i mattoni delle cellule e producono più sangue ossigenato per eliminare quello che è in fondo il vero problema dell'allenamento. La fatica si elimina eliminando le tossine e spesso si ricorre all'eritropoietina. In modo particolare vi ricorrono i ciclisti. Adesso si ricorre anche a una sostanza di nuova adozione che in pratica il CERA, ma sempre siamo lì, bisogna eliminare le tossine, per eliminare le tossine bisogna alimentare l'ATP, l'acido ribonucleico, quindi dando più zuccheri, più ossigeno e quindi meno fatica, meno tossine. Noi sappiamo che da tempo ormai i carichi di lavoro raggiungono la soglia massima e molti atleti ci rimettono la vita e ci la rimettono anche dopo aver abbandonato la carriera. La SLA o altre situazioni che intaccano i muscoli, malattie invalidanti che poi terminano direttamente la vita di questi atleti, avvengono proprio con la fine dell'attività sportiva, non soltanto nel calcio, nel ciclismo, in altre attività e discipline sportive molto molto stressanti. Questa volta è toccato a un giovane calciatore, il capitano, una speranza del calcio spagnolo, e noi ci chiediamo perché, restiamo sgomenti di fronte a queste morti. Si sa che le squadre iniziano la preparazione atletica con una dose massiccia anche di visite, quindi prove da sforzo, in modo particolare il cuore, l'organo motore centrale che viene analizzato meglio. I responsi sono senz'altro inequivocabili, anche perché se vi fossero delle malattie congenite, cioè predisponenti a un infarto, sia la federazione sia le società stesse che sottopongono i calciatori annualmente o semestralmente il cuore degli atleti a una rigorosa visita, a un rigoroso check-up, se ne sarebbero accorti. Non sappiamo ancora se le dosi massicce di preparazione atletica vengano somministrate ad atleti già stanchi, atleti provati, proprio nella fase della preparazione si accusano carichi di lavoro molteplici e quindi la stanchezza a volte ha la sua, cioè riesce a dare un segno inequivocabile di come anche il super lavoro, lo spettacolo richiesto, il circo equestre di un calcio che non si arresta mai, che sottopone a stress continui non soltanto di carattere fisico ma anche psicologico delle macchine meravigliosamente giovani che resistono alla fatica fino a un certo punto, poi però può anche arrivare la morte. Che questa morte non passi sotto silenzio, ma che lasci il segno tangibile che i carichi del lavoro possono anche uccidere una giovane vita. Un saluto da Alfredo Giuliano.